Christmas, and what have you done? dieci mesi eh, ha comandato il collega Mario Cinque che, a cui eh, rivolgo il mio ringraziamento per il comando che mi ha lasciato e soprattutto per l'efficienza che ha lasciato in questo comando. Eh, però era doveroso da parte mia eh, in, salutarvi e fare gli auguri ai giornalisti tutti perché siete coloro che riescono eh, a dare risultato e risalto. A quello che noi facciamo quotidianamente per la sicurezza in questa città e in questa provincia. Eh, quello che facciamo quotidianamente non da soli, è eh, giusto dire che in questa provincia e eh, credo anche in tutto il resto d'Italia, ma io parlo di questa provincia, si lavora in maniera sinergica, in piena sintonia con le altre forze di polizia e non è soltanto un modo di dire, ma è una piena convinzione. Dopo due mesi mi sono reso conto di essere stato accolto dal Questore dal comandante provinciale della Guardia di Finanza e in, eh, ovviamente dal prefetto prima di tutti eh, in maniera eh, integrata e questo a dimostrazione che lo scopo e l'obiettivo è comune e in maniera comune bisogna lavorare. I risultati di un anno sono molto interessanti dal punto di vista dei numeri e avrete modo alla fine vi lascerò una indicazione su quello che i carabinieri della provincia di Napoli hanno fatto, numeri significativi che ovviamente non ci soddisfano e non possono soddisfarci perché è bisognoso da parte di tutti continuare nel 2012 a lavorare con maggiore energia, maggiore lena per dare ancora di più sicurezza. Ce n'è bisogno, c'è bisogno del nostro sforzo, c'è bisogno dell'aiuto dei cittadini. E I cittadini onesti sono la stragrande maggioranza in questa terra e i cittadini ci devono aiutare perché loro potranno vivere ancora meglio se saranno convinti che si può vivere meglio. L'alibi qui si è sempre fatto così, si è sempre ragionato così, deve essere messo da parte. Tutti quanti insieme dobbiamo dimostrare a tutti che questa provincia è una provincia meravigliosa della nostra Italia e che va protetta innanzitutto da chi vive, c'è nato e lavora in questa terra. Ha avuto modo di farsi un'idea in questi due mesi di qual è la città che ha trovato? È una città che ha voglia di dimostrare la, il suo splendore e la sua grandezza, è una città che ha voglia di dimostrare che eh, si può vivere bene e in sicurezza, è una città che quindi merita il nostro sforzo, lo sforzo di tutti. Si sente ancora forte la pressione della criminalità? Eh, sicuramente non dobbiamo convincerci che siamo più forti noi, altrimenti abbasseremo la guardia, dobbiamo essere convinti. Noi siamo forti per debellarla, per incidere su tutto e i numeri lo dimostrano, ma non sono i numeri, non guardiamo il numero degli arresti che vi abbiamo anche dato e non vi ho dato un numero integrato, l'ho suddiviso in quelle che riteniamo che siano le tematiche più importanti, che vanno sì dalla criminalità organizzata, agli omicidi, ma passano anche attraverso i reati commessi dai minori o lo stalking, perché no? Cioè, dobbiamo guardare lo tutte le fenomenologie criminali, non soltanto quelle solite. E vi ho dato dei numeri e il numero secondo me più importante è quello della dimostrazione che gli imprenditori, i commercianti si stanno finalmente svegliando e hanno dimostrato che pagare significa essere innanzitutto concorrenti leali nei confronti degli altri. Questa è una società che ha bisogno di una concorrenza leale, perché in un momento di crisi bisogna essere leali innanzitutto con se stessi e le denunce per estorsione stanno aumentando, lo vediamo, sono aumentati gli arresti e il contrasto è efficace. Una camorra che sta diventando imprenditoriale? Eh, io credo che, adesso non vorrei peccare di presunzione, dopo due mesi non posso fare eh, o dare risposte del genere, però credo che sia una camorra che era già imprenditoriale. Oggi abbiamo, oggi, ieri e anche l'altro ieri, stiamo dimostrando che le forze di polizia hanno ben capito su Che cosa bisogna incidere? Il, per esempio, da parte nostra, il miliardo di oltre il miliardo di beni sequestrati è la dimostrazione che abbiamo ben compreso qual è il settore dove, ovviamente, eh, aggredire patrimoni, latitanti e, ovviamente, associazione criminale mafiosa. Comandante, gli ultimi arresti dei clan, dei capi dei clan, hanno sicuramente inciso tantissimo, però adesso c'è la riorganizzazione. E noi dobbiamo essere attenti, non basta arrestare, non basta indagare, bisogna capire e quindi penetrare nel loro ambiente per capire quali sono le mosse eh, successive. E lo stiamo facendo tutti quanti. Il fatto che gli omicidi siano diminuiti non ci deve far stare tranquilli, ci deve dare la sprone e la spinta ad essere ancora più addosso, perché solo in questo modo riusciremmo a capire quello che accade giorno per giorno. Comandante, l'aumento dei furti in appartamento? L'aumento dei furti in appartamento io lo collegherei alla crisi sociale, però leggiamolo anche rispetto alla diminuzione dei furti. Ieri il signor Prefetto lo ha detto, i reati sono in diminuzione. È anche vero che la percezione di sicurezza non è mai legata al numero dei reati, però è vero che qui i reati diminuiscono. Aumentano i furti d'appartamento, come si diceva ieri, ma ne diminuiscono tanti altri. Ma soprattutto c'è un'azione di contrasto anche in quel senso molto efficace. Molti sono gli arresti, molte sono le dunce a pede libero, molta è la merce recuperata, cioè non ci si ferma di fronte a nulla, non è la terra in cui la, le forze di polizia e l'arma dei carabinieri, eh, visto che il comando del provinciale di Napoli dei carabinieri si guarda solo un settore che è quello della CO, facciamo tutto, cerchiamo di incidere su tutto perché questo è il nostro compito a Capodanno c'è un'azione di contrasto da parte dei Carabinieri? Eh, L'azione è molto forte, è iniziata tempo addietro con moltissime attività di prevenzione, che è importantissima, quindi siamo presenti nelle scuole. I nostri artificieri stanno girando eh, su richiesta o di iniziativa per dimostrare quali sono gli effetti dolorosi, eh, spesso per tutta la vita, dell'uso eh, indiscriminato di botti illegali. E poi dal lato della repressione siamo a circa 8 tonnellate di botti illegali sequestrati, 25 arresti, molte denunce a piede libero, ma quello che mi preme tramite voi dire bisogna festeggiare con il botto che è quello della bottiglia di champagne o di spumante, spumante italiano va benissimo, eh, però quello è un botto che dà allegria l'altra tipologia di botto alimenta la criminalità organizzata eh, gli dà sostanza gli porta denaro e vedere dove abbiamo sequestrato questi depositi o questi locali di produzione eh, si fa, ci fa capire che non c'è eh, nessuna preoccupazione del rischio che si fa correre ai 7-8 piani di inquilini che sono sopra di loro sono veri e propri laboratori pericolosissimi con chili e chili di esplosivo che farebbero saltare tutto il palazzo, quindi quello che dire siamo prossimi al Capodanno, stiamo attenti, apriamo una bottiglia di spumante in più, ma nello stesso momento avvisiamo le forze di polizia tutte indiscriminatamente, chiamiamo il primo numero che ci viene alla, a portata di mano eh, segnalando un garage dove c'è movimento strano, ne va della salvaguardia dell'incolumità dell di chi vive in quel palazzo la dedichiamo a questa festa? La festa la dedichiamo a tutti coloro che lavorano di tutte le categorie possibili e immaginabili, ma soprattutto ai napoletani, agli abitanti della provincia, che nel 2012 possono ottenere una città e una provincia più tranquilla. Allora, lei però nel suo discorso non ha citato i, i grandi uomini che comunque nell'arma quotidianamente ogni giorno danno una mano, e, rischiando anche improprio. No, io le ho citate all'inizio, mi dispiace sottolinearglielo, io ho sempre detto che siccome sono arrivato a due mesi ho citato il loro comandante provinciale, il colonnello Mario 5, e ho citato tutti gli altri che hanno consentito, come ho detto all'inizio, di eh, raggiungere questi eh, risultati meravigliosi. Gli appartenenti all'arma dei carabinieri, i poliziotti, i finanzieri si sacrificano per questa terra, noi li ricordiamo tutti i giorni, però vorrei dire questo, non sono degli eroi come molti lo definiscono, sono delle persone normali. Noi non gli crediamo di strafare, gli chiediamo di fare le cose normali. Il carabiniere è normale da 198 anni e normale deve essere. Quindi bisogna dargli la, la, la stima e la fiducia perché lui vuole quello, da quello è ripagato. un augurio di un anno sereno, di un anno, che, eh, di un anno eh, felice che abbia appunto come traccia di buon auspicio eh, quella delle ore intorno al Capodanno trascorse e serenamente e senza inutili eh, sacrifici. Quindi non abbiamo di certo bisogno appunto del morto o del sangue eh, delle ferite da braccia e mani dilaniate come purtroppo è costume nelle nostre terre eh, per eh, un, un buon auspicio eh, di, un anno, di un anno positivo. Io penso che il lutto, le lacrime non possano che essere invece foriere di ulteriori lutti, di ulteriori lacrime. Sì, è una cosa folle festeggiare con uh, dei botti che possono procurare danni seri alle persone o addirittura all'abitazione, è una cosa ancora più folle sparare con colpi d'arma da fuoco per festeggiare questo uh, capodanno. Uh, per quello uh, che attiene a quando uh, esplodono colpi d'arma da fuoco uh, l'invito a riflettere che il proiettile nel momento in cui parte da un'arma da fuoco finisce da qualche parte. Abbiamo delle ottime tecnologie per stabilire eh, le traiettorie, per cui eh, non pensino quelli che sparano di poter andare eh, impuniti. Li continueremo a perseguirli eh, anche eh, per tanto e tanto tempo dopo, eh, fino a che non... Eh, li prenderemo. La programmazione mia è quella che ho dato, che ho conferito al mio ufficio dal primo giorno in cui mi sono insediata: ed è quella di eh, contrastare, innanzitutto, nella maniera più energica possibile eh, la criminalità organizzata, eh, porre le mie strutture investigative al servizio dei magistrati che tanto efficacemente eh, la contengono, e quindi proseguire su questa strada una strada che ha dato eh, importanti successi come da ultimo eh, con l'arresto della titante Zaccaria. Da questore, da cittadino comune nello stesso tempo, ovviamente oltre alla criminalità organizzata di cui magari qualcuno può non percepire il negativo influsso che è enorme sulla economia delle nostre regioni, ovviamente punterei molto al contrasto come punto del cosiddetto crimine diffuso e all'abbattimento quanto più è possibile di queste rapine da strada che rappresentano il, uh, il fattore di insicurezza principale per le nostre comunità, perché ovviamente se non siamo i primi nelle classifiche generali della delittuosità ai noi siamo in buona posizione per quello che riguarda questo specifico reato e secondo me questo reato. Procura danni fortissimi oltre che in termini di eh, denaro portato via, più che altro in termini di eh, insicurezza, eh, forte che deriva sia a chi rimane vittima che a, a quanti eh, fanno parte del suo entourage, ad amici, parenti che vengono a conoscenza del fatto che il loro congiunto sia stato rapinato.